Le connessioni, ovvero il traffico dati quando siamo in viaggio, un punto un po' spinoso, a volte ci sono dei problemi, soprattutto quando viaggiamo fuori Europa, ma anche in Europa, anche se possiamo usare il nostro piano base per il roaming che è stato liberalizzato, è anche vero che spesso non possiamo utilizzare tutti i giga che abbiamo, è anche spesso vero che la velocità viene limitata a seconda degli operatori, è anche spesso vero che a volte ci sono dei problemi. Stavo cercando da un pochino di tempo una soluzione che sia possibile utilizzare a livello internazionale, a seconda di cosa si va a acquistare, e che mi mantenesse una qualità alta sia in fatto di velocità sia in fatto di stabilità delle connessioni. Volevo cercare una realtà di questo tipo anche per portarla in collaborazione con me, presentarvela magari anche con uno sconto. Beh, sono riuscito a contattare Olafly e ve la presento oggi perché ho appena finito di provarla, sono una decina di giorni che la sto provando, ormai 15 giorni che la sto provando qui in Spagna, in Europa, ma sono veramente soddisfatto. Ha dei prezzi ottimi, ha una possibilità enorme di paesi, ma insomma, non ti dico nient'altro che te la presento in dettaglio in questo video che appunto è in collaborazione e ringrazio appunto Olafly perché ha deciso di collaborare con Viaggio Vero, ma sono anche contento perché è quello che cercavo, una soluzione validissima che io in primis utilizzerò nei prossimi mesi e anni. E soprattutto sono riuscito a farvi avere uno sconto. Ve ne parlo più avanti nel video. Non sto di nuovo a ripetervi i problemi che potete avere quando siete in viaggio e volete connettervi, lasciando stare la problematica maggiore che è quella di quando siamo fuori Europa, che allora a quel punto lì bisogna o adattarsi a opzioni esterne del nostro operatore, che di solito costano tantissimo e ci danno pochissimi giga, oppure dobbiamo comprare una SIM locale. Spesso e volentieri la SIM locale ci obbliga, è vero che possiamo avere il dual SIM, però la SIM locale spesso e volentieri ci obbliga a togliere la nostra SIM perché magari abbiamo una scheda di memoria, oppure magari abbiamo solo una SIM, oppure tanti altri motivi. Oppure dobbiamo portarci un telefono vecchio in maniera da mettere la SIM all'interno comprata. Poi dobbiamo comunque sempre ricaricarla. Fattibilissimo per l'amor di Dio, e l'ho anche fatto io in varie occasioni quando sono fuori dall'Europa, ma stavo cercando una soluzione anche per l'Europa perché anche in Europa ci sono dei problemi, quello che abbiamo detto. Spesso sono limitati i giga, spesso sono limitate le velocità a seconda dell'operatore, spesso ti passano perché gli accordi della tua compagnia telefonica passa da un'altra compagnia a un'altra compagnia, magari perdi la connessione, una più stabile, una funziona meglio, una funziona peggio. Insomma, è sempre un po' un casino anche in Europa, a meno che tu non sia nelle grandi città. Proprio per questo io stavo cercando una realtà che avesse una qualità alta, una stabilità di connessione e di velocità alta e che a costi umani, a costi giusti, mi permettesse di avere qualcosa di internazionale che non faccio neanche fatica a installare. Utopia? No, sì, per un po' è stata utopia, però adesso ho provato Olafly e sono molto contento. Lo dico proprio dal cuore, sai che se la cosa non mi fosse piaciuta non te l'avrei portata qui. Quindi quando mi hanno anche contattato, io gli ho detto sicuramente possiamo collaborare, ma altresì io devo provare il servizio. Nel momento in cui provo il servizio vi dico se collaboriamo o meno. Beh, sono rimasto molto contento, ti dirò anche come. Andiamo direttamente sul loro sito, Olafly, ti lascio il link qui sotto in descrizione, perché c'è anche il codice sconto Viaggio Vero che ti permette di avere il 5% di sconto. Olafly ti permette di acquistare e ricevere immediatamente una eSIM, quindi una SIM virtuale, e qui ci sarà un primo controllo da fare per vedere se il tuo telefono è compatibile, ma ormai tutti i telefoni di nuova generazione hanno la possibilità di avere l'eSIM, almeno quelli di medio alta fascia. Però detto questo, controlla prima di acquistare perché qui in questo caso per l'Italia valgono solo le eSIM, cioè SIM virtuali. Ma è anche meglio, io non avrei voluto una SIM fisica. In pratica compri una eSIM virtuale, chiamiamola eSIM all'italiana, virtuale, e ti connetti in un minuto e quando sei nei tuoi viaggi la attivi in quel momento lì e per un certo periodo hai una serie di dati che possono essere illimitati o a bundle. Adesso lo vediamo. In pratica, che cosa ti dice Olafly? Viaggi e rimani connessi senza costi di roaming o bollette a sorpresa. Conserva la tua scheda SIM per ricevere chiamate.
è quello che ho fatto io. In pratica ho installato, ho la Fly sul mio telefono con l'iSIM e ti dirò come funziona, e ho tenuto la mia scheda con cui ricevere telefonate e mandare SMS. Molto molto comodo, non c'è da togliere, non c'è da cambiare, non ci sono problemi con WhatsApp, mantieni la tua lista, mantieni come se avessi la tua connessione precedente. In un minuto, ma veramente un minuto vero, qua sembrano i claim che ti dicono un minuto poi ci vuole una vita, in realtà ti farò vedere che ci vuole veramente un minuto. Io ho impiegato davvero un minuto. E poi c'è il discorso che per alcuni bundle, quelli con giga, che compri un pacchetto di giga, puoi fare il router, puoi far fare da router al telefono e condividere appunto la connessione con i tuoi amici e familiari. Non lo puoi fare con i piani illimitati, ma lo vediamo dopo. Cosa c'è? Io quello che ho provato è il piano Europa. Entriamo nel piano Europa, perché voi dite, ma io ho la mia connessione in Europa, vero? Però spesso andate a controllare, perché magari avete, magari a casa avete 50 giga, quanto viaggiate ne avete 3 o 5, che possono essere sufficienti, ma se cominciate a mandare foto, eccetera, eccetera, capite che li finite al volo. Come vedi, hai diversi bundles, da 5 giorni dati mobile illimitati. Il bundle Europa è sempre tutto illimitato, quindi hai dati mobili illimitati. Ripeto, la tua scheda italiana, quando vai all'estero, spesso e volentieri in Europa, riduce, spesso e volentieri, sempre riduce il numero di giga. Quindi qui invece hai dei piani illimitati. Piani illimitati, quindi 5 giorni 19 euro, 10 giorni 34 euro, 15 giorni, cioè 2 settimane in viaggio in Europa, 47 euro. E la cosa bella è che stiamo parlando di Europa, cioè se tu passi da uno stato all'altro il problema non sussiste. Cioè se fai, non so, un on the road o un viaggio in Europa con un Interrail e quindi prendi più stati, non è che salti da un paese all'altro e quindi avrai problemi. La HolaFly sarà sempre quello e si connetterà al miglior operatore del paese e tu navigherai velocemente. Molto molto comodo. Ci sono pacchetti fino a 90 giorni dati mobili illimitati per chi lavora, ad esempio 99 euro per 90 giorni, 30 euro al mese secondo me non è tantissimo. E come ci dice appunto la pagina di HolaFly, è facilissima da usare, piani dati illimitati, hai servizio clienti di assistenza 24 ore su 24, lo vedi anche qui in alto, con WhatsApp addirittura, mantieni il tuo numero di WhatsApp senza problemi, come dicevamo prima, la consegna immediata è una eSIM, quindi ti arriva al volo via mail, mantieni la tua solita scheda SIM, non la devi tirare via, anche se ne hai due, non le devi tirare via, io ne ho due di schede SIM e quindi non ho dovuto tirare via nessuna delle due, insomma, funziona molto bene. Tornando alla home page, possiamo vedere che ci sono altri paesi, magari se andiamo fuori Europa, USA, da 19 euro, anche qua, tutti i piani illimitati, i costi sono identici che per la scheda europea, quindi molto molto valida, considerando che se comprate una scheda in America, poi i costi possono salire. Ma ci sono tantissimi paesi, se andate in Turchia, Messico, Svizzera, Egitto, insomma, se andate in vacanza in Egitto, 57 euro, 6 giga, 15 giorni. Ok, qui si vede che gli operatori costano di più, comunque 6 giga, 15 giorni e non avreste il vostro telefono, non avreste il vostro bundle, perché Egitto non fa parte dell'Europa, quindi 15 giorni, 6 giga e in questo caso, perché non sono dati illimitati, potete fare da router col telefono e condividere anche con parenti, familiari, amici, insomma non sono tantissimi 6 giga, ma magari per 15 giorni, magari voi fate una settimana e riuscite tranquillamente a starci dentro. Ripeto, io ci sono stato in Egitto e comunque le connessioni costano parecchio. Voglio fare una piccola ricerca per quanto riguarda uno dei miei paesi preferiti, che è la Thailandia. Andiamo a vedere i costi, così vi dico subito se conviene o meno. Abbiamo tutto il pacchetto bundle dati illimitati, come per l'Europa. In realtà conviene, sì, conviene. Più giorni prendi, più conviene. In realtà, se prendi una SIM locale, all'inizio ti sembra di spendere meno, poi comunque la devi ricaricare costantemente. Alla fine, secondo me, se stai 15 giorni, 47 euro li spendi comunque, 45, 50, 55, a seconda di quanti giga andrai a comprare. Qui ti togli tutti i problemi, ti compri una scheda per 15 giorni e sei a posto. Ciaone, non ci pensi assolutamente più. Se poi ci stai di più, come ci sono stato io ultimamente, conviene in maniera assoluta, perché vedo dei prezzi che assolutamente conviene da Dio prendere questa scheda qua rispetto a comprare una SIM locale. Come ti dicevo, stiamo parlando di eSIM all'italiana e quindi la prima cosa che devi fare è verificare se il tuo telefono, perché sennò non acquistare, perché poi non funzionerebbe, verifica sul sito di HolaFly se il tuo telefono supporta le eSIM. Se non lo sai, perché normalmente puoi andare nella parte delle connessioni e vedi subito se hai il supporto alla eSIM o meno. Comunque, per darti un'idea,
tutti gli iPhone a partire dal modello 11 e anche gli SE, XR, XS, XS Max sono tutti compatibili con eSIM da lì in poi. Poi i Galaxy dall'S20 in poi, ma ci sono anche i Fold, eccetera. Huawei, vari modelli dal P40 in poi. Poi tanti altri modelli che li vedi indicati qua. Insomma, l'elenco dei cellulari compatibili con eSIM, come dice lui, è in crescita costante. Controlla, cioè basta che clicchi sul link e vai a controllare se il tuo dispositivo è compatibile, quindi ha la possibilità di avere una eSIM o meno. Non andare a acquistare la Fly se non hai una possibilità di avere le SIM, perché non potresti poi utilizzarlo. Ma come funziona la Fly? Cioè, nel senso, come funziona? Tu acquisti la SIM nel bundle che hai visto e che ti hai scelto, eccetera. La metti nel carrello, paghi, poi dopo qualche secondo ti arriva via email la ricevuta di pagamento e ti arriva un'altra mail che avrà dentro un QR code. Un QR code e le istruzioni per i vari telefoni. Quindi dai un'occhiata prima alle istruzioni, ma veramente un minuto vero. C'hai un video e c'hai anche una guida in PDF. Quindi avrai la mail da computer, andrai nella parte delle impostazioni del tuo telefono, nelle connessioni, sceglierai la eSIM, ti chiederà di scannerizzare un QR code, tu lo andrai a scannerizzare dal telefono a schermo del monitor e da lì in poi è veramente 20 secondi. Lui attacca, installa HolaFly, installa la eSIM di HolaFly e in veramente, ma meno di un minuto, tu puoi navigare con HolaFly. Almeno io ti giuro che su queste cose ho sempre un po' di timore, è andata veramente così. Meno di un minuto vero, te lo garantisco. Domanda molto importante, come ha funzionato in questi giorni qui in Spagna HolaFly? Benissimo. Ti giuro che ha funzionato meglio della mia SIM Vodafone. Non so a che cosa si appoggi, forse a Movistar perché è forse la migliore qui in Spagna. Io ho una scheda Vodafone per la Spagna e una scheda TIM per l'Italia, ma delle tre è quella che HolaFly a livello di velocità, a livello di navigazione mi ha dato meno problemi delle tre. Quella italiana ogni tanto ho qualche problema, devo dire la verità, se vado in roaming con quella italiana delle volte ho dei problemi, l'ho detto, lo dico sempre, siamo comunque all'estero con una scheda italiana e non è fatta per starci tanto, infatti ho comprato una scheda spagnola, ma non so perché, e questo mi fa anche un po' incazzare, HolaFly era più stabile a livello di 4G rispetto alla scheda di Vodafone, che a volte mi va anche in 5G, è veramente assurdo come era più stabile, quindi sono davvero contento e la utilizzerò molto HolaFly anche per viaggi che andrò a fare a breve. Stavo appunto pensando di ricomprarmi, utilizzando lo sconto che abbiamo per la community del 5%, perché questo me l'hanno fatto provare, ma adesso lo devo pagare anch'io. Quindi quando vado in Norvegia a fine luglio stavo proprio pensando, perché ho avuto qualche problemino con il roaming in Norvegia, di comprare il pacchetto bundle HolaFly per l'Europa, 10 giorni e passa la paura. E ora, come ti ho detto in molti punti del video, abbiamo uno sconto dedicato, ti faccio vedere come applicarlo. Magari qui siamo sulla scheda internazionale, la eSIM internazionale per gli USA. Io ne voglio acquistare ad esempio una di 10 giorni dati limitati a 34 euro. Clicchi su Add to Cart, io l'avevo già inserita nel carrello, vai a inserirla, clicchi sul checkout, vai all'interno, aspetti un secondo che ti vada a fare il carrello e a questo punto qui in alto a destra hai discount code, dove mettere i codici sconto, vai a inserire il codice viaggio vero. Allora, il link per entrare in HolaFly lo trovi qui sotto in descrizione, entra con questo link, poi dopo metti la tua roba nel carrello, quando sei al momento del pagamento nella pagina di pagamento andrai a inserire il codice, che ti metto anche quello qui sotto in descrizione, che è viaggio vero tutto maiuscolo, clicchi su apply e vai a vedere che ti va a scontare un 5% secco, quindi 1,70 euro di sconto, che non è tanto ma è sempre qualcosa. Poi più paghi, più la cosa è alta, più lo sconto è alto, e 32,30 euro, di cui già incluse 5,61 euro di tasse, quindi quello che andrai a pagare è comunque 32,30 euro, e avrai 10 giorni di navigazione dati illimitata negli Stati Uniti. Potrai pagare con PayPal o con GPay dopo che hai messo tutte i tuoi dati. Chiaramente, ti ripeto, devi inserire il codice viaggio vero per avere il 5% di sconto e cliccare sul tasto apply.
Olafly è una startup che è nata da non tantissimo, mi piace un sacco e anche per quello ho deciso di collaborare con loro. Non hanno ancora un'app, magari poi uscirà un'app anche per il controllo dei dati. Quello che si può fare adesso è appunto controllare i dati che stai utilizzando, ma se li hai limitati ti serve a poco controllarli, però se compri un bundle come ti ho fatto vedere da 6 giga, 10 giga, quelli che sono, per alcuni paesi, allora magari hai bisogno di controllare i dati per capire quando sta finendo la fly, a parte che si stoppa e non paghi nient'altro, però detto questo puoi controllarlo attraverso i dati mobili della tua del tuo telefono. Ti faccio vedere uno screenshot con quello che vedo io, con quello che ho utilizzato in questi 10 giorni. È tutto davvero molto semplice, magari poi in futuro avremo da Olafly un'app che magari controlli anche il traffico dati o qualche cosa per controllarlo, ma per ora basta usare la nostra pagina di dati mobili. Per tutte le domande che hai, per tutto il resto, o contatti l'assistenza di Olafly, oppure c'è una pagina con tante domande e risposte, la pagina di domande frequenti, la FAQ, qui ci clicchi sopra, è in inglese, non è in italiano, ma hai tantissime domande e risposte, vattene a spulciare se hai dei dubbi, perché sono state risposte spesso e volentieri, quindi hai il setup, hai come utilizzarla, la compatibilità con i vari telefoni, tutto il glossario, insomma tante tante cose che puoi leggere sulla sezione di domande e risposte. Detto questo abbiamo concluso. Come ti dicevo, io sono stato molto contento di avviare questa collaborazione, uno per la qualità del prodotto, perché se un prodotto non era di qualità io non l'avrei, avrei detto di no. Due, perché sarò io uno dei primi acquirenti, infatti per il viaggio in Norvegia, come ti dicevo, al 99% andrò ad acquistare la SIM per i 10 giorni in Europa, perché secondo me è utilissima, e forse anche per il viaggio in Portogallo, e soprattutto per quando andrò fuori Europa sarà di vitale importanza per me Olafly, perché ho già installato la eSIM. A questo punto, se l'hai già installata la prima volta, non devi poi cancellarla, eccetera eccetera, ti basterà ricomprare, ti arriverà un nuovo QR code, sarà ancora più veloce l'installazione. Ti ricordo ancora una volta il 5% di sconto con la collaborazione che abbiamo qui con Viaggio Vero. Il link per entrare in Olafly localizzato in italiano lo trovi qui sotto. Mi raccomando, controlla la compatibilità con il tuo telefono eventuale e fammi sapere come ti trovi, perché io mi sono trovato molto bene sia in fatto di stabilità che in fatto di velocità. Ti ricordo di mettere un pollicione verso l'alto a questo video se ti è piaciuto e ti è tornato utile, ti ho presentato un servizio che può essere interessante per te. Se non sei ancora iscritto o iscritta, beh, questo è il momento, la facciamo sorridente che vedi qui sotto, e anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicchi sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Buona navigazione in tutto il mondo a costi finalmente umani e con qualità molto alta con Olafly. Ciao da Cristiano, buon viaggio.